Bella regà, bentornati in questo nuovo video e benvenuto se sei nuovo nel canale. Se sei nuovo nel canale, oggi unboxing ragazzi, è arrivato qualcosa da Amazon, un pacco è già sminchiato. Comunque sì ragazzi, speriamo che non hanno sminchiato niente. Allora, vi lascerò in descrizione ragazzi i vari link delle varie cose. Vi lascio anche quello delle cuffie che ho preso la settimana scorsa. Vi lascio anche il link del video se volete andarlo a guardare ragazzi. Così se vi interessa ciò che compro e voi lo volete comprare anche voi, avete già il link qua sotto e non vi dovete sbattere. Comunque sì ragazzi, non ci incischiamo e iniziamo con il video. Allora, primo pacco ragazzi, vediamo che cosa è. Solita bustina, andiamo ad aprirla, vediamo un pochettino ragazzi. Intanto vi voglio dire, per chi non mi conosce raga, io non faccio solo questo genere di roba, faccio mille altre cose. Ho fatto glitch per GTA, live su GTA ragazzi, gameplay e altri giochi, Crash, Forza Horizon. Anzi, ho aperto anche Twitch, quindi se mi volete aiutare ragazzi, iscrivetevi, link in descrizione. Vediamo di far crescere velocemente il canale di Twitch in modo da portare tutti i giorni almeno un'ora al giorno le live. Posso fare qualsiasi cosa ragazzi, potrebbe essere anche solo una live dove ci facciamo due chiacchiere mentre mi pulisco la stanza. Comunque sia, abbiamo aperto il pacco, questo non ce ne frega più niente ragazzi, e andiamo a vedere. Allora, qua è un libro, non è roba mia questa ragazzi, non me ne frega neanche sapere il titolo, quindi skippiamo questa parte. Allora, questo che cavolo è? Questo dovrebbe essere mio ragazzi, non ne ho idea. Ora apriamo e vediamo. Se ricordo bene, ho comprato come cazzo si chiama? Raga, non trovo la... Ho comprato il vetro del telefono perché l'ho smantellato, regà, mi serve perché se non lo cambi poi spacchi anche i cristalli, mi è già successo e non ne ho voglia, perché con 5 euro ce la capiamo, se poi bisogna cambiare i cristalli non sono più 5 euro ma sono 50 e non ne ho voglia, anche perché qua YouTube non paga un cazzo, quindi è un casino. Allora, c'è più niente qua? Ok, abbiamo effettivamente le varie cose per pulire. Ma raga, questo qua non ve lo devo recensire. Cioè, in poche parole, mi sono comprato i vetro. Raga, è successa una cosa strana, raga! Le sono usciti tre, hanno fatto danno. Perché ci sono tre vetri nel coso? Cioè raga, l'ho pagato 4,90 euro sta fare. Allora, per chi c'ha a sto punto una bomba, non so se è un errore o no, dovrei andare a vedere ragazzi. Comunque sia, ve lo lascio in descrizione se avete questo telefono, l'Oppo A53s ragazzi, e comprate questo pacco, questa cosina qua, i vetrini ve ne danno 3. Ora non so se è un errore, controllerò ragazzi, comunque ve lo lascio in descrizione, costa veramente poco ragazzi. Quindi apriamo il secondo pacco ragazzi. Ok, secondo pacco. Troppa roba in mezzo a questa. Ok, è questa farina qui. Allora, non so come sta questo coso, raga. Allora, abbiamo comprato la settimana scorsa questo gioiellino, ragazzi. E questo è un gioiellino. È una promozione assurda perché era del 50% praticamente. Lo pagate 50 euro. Ora ne costano 95. Sono molto 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 comode, buone, link in descrizione se vogliamo comprarle. Quindi, ho detto, non le voglio appoggiare così sulla scrivania perché hanno i tastini ragazzi qua di lato, le cuffie, e quando le appoggi si rovinano, non mi va. Allora ho detto, voglio il piedistallo col suo filo per caricarle, ok, perché sono wireless. E ho comprato questo, raga, veramente, veramente poco, meno di 20 euro, è scontato, è promozione, quindi approfittatene se volete comprarlo. Ma prima lo guardiamo. Lo apro con voi, lo monto con voi, raga, riprendiamo le solite forbicine, tagliettino sopra, le mettiamo a posto perché siamo ordinati. Se non è vero, un cazzo, vi faccio vedere il lato di là della stanza perché mi vergogno. Allora, tanto ero già convinto che fosse bianco, perché io l'ho scelto bianco e non arriva bianco, ma raga, se lo prendete bianco arriverà silver, che effettivamente non mi dispiace, raga, non mi dispiace, la base è molto carina, guardate qua che bello, semplice,
C'ha il tastino, penso sia per i LED, lo andremo a provare tra poco. C'ha la base antiscivolo, fantastico, così almeno quando ce l'abbiamo appoggiato, raga, e andiamo a appoggiarci le cuffie, non ce lo portiamo da qualche parte. Di solito portiamo il cagnolino a spasso, non importa cuffie. Quindi abbiamo anche questo. Pazzesco, raga, ci ha dato il panno per pulirlo. Non so che cazzo serva, ma grazie. Ci pulisco gli occhiali invece di quello, magari. Allora, abbiamo il libricino delle istruzioni, che non penso mi serva per montare st'affare, perché non penso che ci voglia un ingegnere aerospaziale. Comunque sia, troviamo questa barretta, raga, che a parer mio, così, a primo acchito, andrà messa tipo in questa maniera qua. Ora montiamo questa cosina. Per montare questa cosa, secondo me, sarà una stronzata come tutte le varie cose che sto comprando in questo periodo. Quindi qua c'è un anellino. Ora vedrete che vi ho detto che non servono istruzioni. Vado magari... No, scherzo, ho già capito. Praticamente mettiamo questo qua dentro, così, ok? Qua dentro c'è l'anellino, lo tiriamo indietro in modo che questo riesce ad entrare. E poi, raga, andiamo a girare questo anellino, che sarebbe la vite che lo tiene, ok? Allora, la base è in plastica, pesante, comunque dovrebbe reggere bene le cuffie, non dovrebbe avere problemi di ribaltamento. E la barra questa qua, ragazzi, è in alluminio. Quanto cazzo deve girare sta affare? Ma lo sto stringendo, sto facendo finta. Non avevo infilato tutto dentro. Bisogna infilarlo bene, raga. Bisogna infilarlo bene, perché se no, se non infilate bene, non va bene. Quindi una volta che l'avete infilato bene, bello forte, è diventato bello duro, ragazzi, e non si muove più, avremo praticamente montato la cosa. Vediamo un pochettino. Ok, se fa il tac vuol dire che secondo me si è spaccato. No, scherzo. Fa tac vuol dire che siamo arrivati in battuta. Quindi una volta montato, abbiamo qua il pennacchio. Andiamo a prendere l'appoggino, ragazzi, per le cuffie. Appoggino bello largo, cioè ci sto io seduto sopra praticamente. Bello bello comodo. Questo è bianco. Se loro per il bianco intendevano l'appoggino, va bene. Comunque sia, questo è di incastro, non bisogna evitarlo. Vediamo se possiamo fare danni. Allora, è anche mezzo plastificato, gommato. Come cazzo? Raga, non è di plastica ed è gommato. Me ne sono accorto ora, perché nel fare pressione si piega. Quindi è una cosa ancora più buona, perché tende a rovinare meno, secondo me, la cuffia, essendo di gommoso, per intenderci. Allora, si pone alla fine così, raga. Guardate che carino. Veramente una figata. Vediamo come sta con le cuffie sopra, già che ci siamo. Ci appoggiamo le cuffie. Raga, ma raga, ma raga, ma che bello. È veramente troppo bello. Troppo troppo bello. Ora andiamo a completare il montaggio e vediamo com'è acceso, ovviamente, perché in dotazione abbiamo anche questo. Questo penso sia il cavo di alimentazione. Molto lungo il cavo di alimentazione. Sono stracontento, perché veramente, raga, questo non dovete, ve lo dico io, non ve lo dice Amazon, non dovete usarlo per questo. Perché voi una porta USB vicino ce l'avete, sfruttatelo per un'altra cosa. Perché sti cavetti qua sono sempre corti, sono l'USB, USB, che cazzo è, l'USB-C, quello nuovo, guardate, ve lo faccio vedere, mette a fuoco. Aspetta, già facciamo, avete capito, comunque questo qua. È comodo, bello lungo. Guardate qua, ci posso saltare la corda. Bustina magica, raga. No, vabbè. I pop socket per il telefono, raga. Che figo. Oh, è adesivo. Lo attacchiamo al telefono, ci facciamo i short. Lo attacchiamo subito. Quindi, ragazzi, andiamo ad attaccarlo. Acceso. Allora, raga, qua c'è troppa luce. Ora ci capiamo. Cioè, avete capito cosa ho comprato per così pochi soldi? Raga, 17 carte, meno di 20 euro, è una bomba. Ci appoggiamo le nostre cuffie. Cioè, raga, guardate, guarda che cazzo vado. Guardate che figata. Ora comunque ve lo faccio vedere al posto suo, raga.
Intanto lasciate un like se vi è piaciuto il video, se vi piacciono questi contenuti. Vi ricordo che in descrizione ci sono i link per comprare tutto ciò che vi faccio vedere. Allora ragazzi, come potete vedere, guardate come ci sta veramente bene, bello comodo ragazzi. È veramente veramente carino, là non dà fastidio. Se vogliamo lo posso mettere anche un po' più indietro ragazzi e ci metto il pad davanti, quindi possiamo avere anche questo tipo di esperienza. Comunque sia, io non lo metterei e lo lascerei così, raga. È veramente veramente carino. Quindi ragazzi, lasciate un like se vi è piaciuto il video, link in descrizione dei vari oggettini, e alla prossima. Spada bam.